Buongiorno e benvenuti alla nuova puntata di Mountain Blog Outdoor e Ambiente, speciale cammini in collaborazione con Zamberland. Con me oggi c'è Claudio Angaran, direttore commerciale e marketing di Zamberland. Benvenuto. Grazie e buongiorno, buonasera e buon mattino a seconda dell'orario in cui gli ascoltatori avranno il piacere di ascoltarci. E gli ascoltatori avranno il piacere di conoscere una nuova iniziativa di Zamberland dedicata ai cammini. Fuori dal podcast mi hai parlato di un premio, vuoi spiegarci di cosa si tratta? Allora, nello specifico il premio si rivolge a tutti coloro che hanno avuto un'esperienza di cammino e vogliono lasciarci un racconto breve che parli delle loro esperienze, delle loro sensazioni durante il cammino stesso. Il cammino in oggetto può essere di diversi tipi, può essere un cammino spirituale, può essere un cammino religioso, un'escursione in montagna, qualsiasi tipo di cammino può essere oggetto di racconto, ci può essere inviato sul sito premiozamberland.it. Com'è nata questa idea di organizzare un premio dedicato al cammino? Il premio è nato sulla base di due riflessioni fondamentali. La prima di tipo professionale e la seconda di tipo personale, non necessariamente rivolta alla mia persona, se non come escursionista. Quella di natura professionale si riferisce al modo di comunicare delle aziende outdoor, dove il focus è molto nella performance, è molto nel durante l'attività, e questo è anche abbastanza naturale perché noi offriamo strumenti di cammino che proprio esercitano, no? Espletano la loro funzione nell'attività stessa. La riflessione di tipo personale invece è relativa al fatto che quando noi decidiamo di fare un'escursione o decidiamo di scalare una parete, abbiamo sempre una ragione per farlo. Quindi c'è sempre un prima, no? Cos'è che mi spinge? Quali sono le motivazioni che mi spingono a salire una determinata montagna piuttosto che un'altra? Quando ritorno a casa, quali sono le sensazioni che mi sono portato a casa? Ho confermato quelle che erano le mie aspettative, sono rimasto deluso, sono andato oltre le aspettative. E questa era una parte della comunicazione che mancava. E mi chiedevo come potessero le aziende cogliere anche questo aspetto dei nostri clienti. Sino che un giorno, mentre stavo leggendo il libro di Frederick Gross, che si intitola Andare a piedi, filosofia del camminare, ho realizzato che le due cose potevano andare insieme solamente se coinvolgevamo il consumatore finale, il nostro cliente. E quindi l'idea che mi è venuta è quella di non comunicare attraverso la comunicazione, attraverso i mezzi aziendali, ma di fornire uno strumento che permettesse ai nostri clienti di esprimersi. E come? Attraverso un premio letterario, cioè consentire a tutti coloro che volevano cimentarsi nella scrittura di dirci quali sono le motivazioni che li spingono ad affrontare una certa sfida, un certo cammino, e cosa poi si portano a casa di questa esperienza. Quindi vivere un'esperienza, una sfida, portare a casa un progetto e a sua volta a provarne un'altra di sfida, quella di raccontarsi e far vivere anche agli altri ciò che abbiamo vissuto. Sì, esatto. Fornire lo strumento che garantisce la performance durante l'azione, ma nello stesso tempo fornire anche lo strumento che permetta di esprimere, no, le sensazioni e la parte soggettiva dell'attività auto, esattamente. Vorrei chiederti, questo premio è accessibile a tutti, non bisogna per forza essere degli autori, degli scrittori professionisti. Poi immagino che dietro ci sia una giuria e anche un'organizzazione che deve stare dietro un po' a tutto quello che è il premio. Vuoi dirci qualcosa? Allora, al premio possono partecipare tutti,
scrittori e non scrittori, anche se dal momento in cui inviano il racconto sono tutti scrittori, ma se la definizione può essere tra scrittori professionisti e scrittori non professionisti, tutti possono partecipare. Per quanto riguarda la seconda parte della tua domanda, ti ringrazio per avermela fatta, perché così colgo l'occasione di ringraziare la famiglia Zamberland che ha aderito a questa iniziativa con entusiasmo e ci sta supportando in maniera importante. E poi il dottor Ruggero, che è il project manager del premio, che si sta dando da fare in maniera incredibile, e lo ringrazio per tutto quello che sta facendo, perché qualsiasi buona idea, se non ha un'ottima esecuzione, non vale nulla, no? E quindi grazie alla famiglia. La famiglia Zamberland e il dottor Ruggero, che si stanno veramente dando molto da fare, si stanno impegnando molto intorno a questo progetto. E invece la giuria da chi è composta? Allora, abbiamo due tipi di giuria, una giuria popolare e una giuria critica. Faranno parte della giuria critica due autori di importanza nazionale che hanno aderito a questa nostra iniziativa, a questo nostro progetto, e li voglio anche ringraziare qui pubblicamente attraverso questo podcast, e sono tra gli altri Paolo Malaguti, che è stato anche un candidato finalista al premio Strega, e Umberto Mattino. Altri si stanno aggiungendo, e la lista completa verrà aggiornata sul nostro sito a breve, quindi vi invito a visitare il sito premiozandala.it per avere tutte le informazioni sulla composizione degli organi e delle giurie relative al premio. Il premio, ho letto, che non si ferma solo alla presentazione dei racconti, ma c'è anche di più, ci sono degli eventi collaterali, dico giusto? Vuoi dirci che cosa gravita intorno al premio letterario dei Cammini di Zamberland? Abbiamo un progetto un po' più ambizioso relativo al premio, perché il premio è comunque e resterà l'attività trainante di tutta una serie di eventi che stiamo organizzando anche per promuovere il premio stesso. Allora, prima di tutto va detto che l'obiettivo di medio e lungo periodo è quello più ambizioso che ci siamo posti, e quello che fa diventare il nostro territorio, e quindi i comuni che stanno alla base del Pasubio, il riferimento nazionale per tutte quelle che sono le attività inerenti al cammino, e una specie di distretto, chiamiamolo così se vogliamo, no? del cammino in tutte le sue variabili. E inoltre vorremmo fare del premio Zamberland un festival permanente, e quindi non limitarci alla settimana ad organizzare degli eventi durante la settimana della premiazione, che nella prima edizione si terrà il 7-8 ottobre 2023, ma durante tutto l'anno, proprio per tenere viva l'attenzione e per arrivare a quello scopo di fare del territorio il punto di riferimento nazionale per quelli che sono i dibattiti e le attività inerenti al camminare. Nello specifico, il maestro Scorzato, che ha realizzato tutti i ritratti dei componenti della spedizione del K2, della quale ricorrerà il 70° anniversario nel 2024, molto cortesemente ci ha messo a disposizione i ritratti stessi, e abbiamo intenzione, stiamo organizzando una mostra sul K2, sulla spedizione, che verrà la sua prima edizione durante i primi di marzo nel comune di Malo. Perché i primi di marzo? Perché il comune di Malo? Perché unitamente ai ritratti del maestro Scorzato ci saranno anche 50 immagini inedite messe a disposizione dalla famiglia Zanettin, immagini scattate da Bruno Zanettin, che è un cittadino di Malo e nel quale ricorre il centenario della nascita. Quindi questa mostra sul K2 potremo esibire durante questa mostra i ritratti inediti e le immagini inedite che ha scattato il
signor Bruno Zanettin, accademico, unico accademico che ha partecipato alla spedizione sul K2 del 1954. Grazie Claudio, vogliamo ricordare un attimo due informazioni, cioè il sito, la data ultima di presentazione delle opere e la data di premiazione? Il sito, potete visitare il sito premiozamberlan.it, nel sito potrete trovare il bando che è stato pubblicato nel mese di ottobre, le opere hanno già cominciato ad arrivare e possono essere inviate fino alla fine di maggio, se non ricordo male. La premiazione avverrà il giorno 7 e 8 di ottobre del 2023 e speriamo che arrivino numerosi, che i racconti arrivino numerosi, ma siamo già sulla buona strada, siamo molto fiduciosi che avremo il nostro da fare a leggere tutte le opere che arriveranno. E io spero anche che grazie al nostro podcast di Mountain Blog arriveranno altre opere ancora al vostro premio. Io ringrazio Claudio Angaran. Grazie a voi dell'ospitalità. Mi raccomando, visitate il nostro sito e mandate le opere. E io saluto Claudio Angaran e vi do appuntamento al prossimo podcast di Mountain Blog Outdoor e Ambiente speciale Cammini. Io sono Mirko e alla prossima puntata.